Diego Mincioni, vista dall'esterno, considerate le condizioni meteo, si può anche parlare di uno spettacolo di buon livello, 6 gol, 3-3, diciamo qualificazione ancora aperta, però quante cose sono successe in questa partita? Sì, è stata una partita molto aperta, molto divertente secondo me, dove fondamentalmente abbiamo creato tanto, per l'ennesima volta, abbiamo creato tanto, forse è la partita dove abbiamo avuto più occasioni, abbiamo giocato anche in un campo comunque in cui non era semplice. Perché era molto allentato, abbiamo giocato a calcio, abbiamo tenuto in possesso della palla per gran parte della partita. A differenza delle altre partite, per fortuna siamo riusciti a fare 3 gol, ma la proporzione con tutto quello che creiamo è sempre, secondo me, in negativo. Poi sui gol subiti abbiamo concesso delle situazioni che solitamente non concediamo, soprattutto lavorando male sulle marcature preventive, sulle transizioni dell'Atados. Però comunque è stata una bella partita e il discorso qualificazione è aperto, andremo a Oristano poi per vincere. Purtroppo non ce la capita. Sì, quello che è successo a un certo punto della partita, dal mio modo di vedere, è dell'incredibile, perché comunque un rigore secondo me solare di Serra che stava per calciare dentro la rete piccola, dove c'è chiaramente un contatto, ragionando per assurdo, non fischi il rigore. Però non puoi dare giallo per simulazione, obiettivamente. Tra l'altro, per un giocatore che era difilato, poi espelle 3 membri dello staff dalla panchina per delle proteste contenute, senza mai volgari, mai eccessive. Comunque, E poi Diego Mincioni spogliatoio. sì, ma ripeto, per me è dell'incredibile perché. Il guardalinee ferma, richiama il direttore di gara per delle proteste, per un segnale di un membro dello staff, non espelli 3 membri dello staff. Io sinceramente non ho mai visto una cosa simile. Poi a fine partita, quando al momento ho concordato con il direttore di gara se potessi parlargli, mi sono avvicinato per parlare, ho parlato in totale tranquillità e serenità, me ne stavo andando e l'assistente mi fa un gesto con la mano come per dire vaffa, vaffa, e gli ho detto, ma cioè, come ti permetti? Come ti permetti? Non ti ho né insultato né fatto gesti, e mi ha espulso, però ci sta, a me fa ridere perché veramente siamo una squadra, io penso, buona, tra virgolette, dove anche l'ambiente non è che dici che è un ambiente caldissimo, quindi finisce una partita che secondo me è una partita più tranquilla di questa, è difficile trovarla in questa categoria. Abbiamo 3 espulsi alla panchina dello staff e più io a fine partita. Io la vedo come una cosa esagerata direttore di gara assistenti che non sanno gestire una situazione del genere, una partita del genere. Questo è quello che penso io. Mi dispiace perché poi la squadra avrà bisogno nel ritorno comunque non ci sarà in panchina, però va bene così. La Coppa Italia oggi ha fornito un altro pareggio, ha sancito un altro pareggio fra l'Antedolce e Budoni, quindi si deciderà tutto il 30 novembre su chi saranno le due protagoniste della finale. Sì, anche prima della partita con i ragazzi comunque ci siamo detti di avere equilibrio, di ragionare su 180 minuti, perché comunque quando hai uno scontro con andata e ritorno devi ragionare su 180 minuti, forse è quello che ci è mancato in certi momenti, non abbiamo avuto equilibrio, abbiamo concesso le situazioni di partenza che solitamente non concediamo e su cui solitamente siamo più attenti e più organizzati, però comunque basta vincere Oristano,
sono convinto che ce la possiamo assolutamente fare, quindi aspetteremo quella partita. E domenica Sassari, c'è la capolista, chi potrà essere recuperabile fra coloro che oggi non erano nella distesa? Innanzitutto già a Perugia abbiamo recuperato Prieto, poi puntiamo a recuperare sia Andrea Mastino sia Pizzalis, sperando di essere al completo. Adesso la cosa importante è recuperare, perché oggi in un campo del genere, in una partita aperta con tante transizioni come quella di oggi, è stata una partita dispendiosa, quindi la cosa prioritaria in questo momento è recuperare sia i giocatori che hanno giocato e sia quelli che hanno degli acciacchi. Con quali prospettive Sassari sarà dura? Per loro. No, noi andremo a parte gli scherzi, andremo a giocare una partita con la stessa mentalità con cui giochiamo ogni partita, quindi noi vogliamo andare lì per fare la partita, per cercare di costruire, di vincere la partita. Sappiamo che di fronte abbiamo una squadra molto solida, molto compatta, che ha degli uomini di qualità. Che non ha mai perso, mi pare, fino adesso. Che è imbattuta e che ha degli uomini di qualità che fanno la differenza, ma ripeto, noi andremo per giocare la nostra partita consapevoli della nostra forza, è sicuramente questo. Giampaolo Murru, un pomeriggio che è iniziato da tregenda, con una pioggia insistente, un campo quasi impossibile, però al di là di tutto, di tutti i problemi, delle difficoltà, delle carenze, cioè delle assenze dell'una dell'altra squadra, una bella partita, 6 gol, in eccellenza non si vedono tutti i giorni questi spettacoli. Sì, abbiamo fatto una buona partita, perché poi sia noi che loro ce la siamo giocata a viso aperto, quindi ci siamo anche divertiti. Il campo è diventato un po' chiaramente pesante, all'inizio ha piovuto tanto, però sono contento per i ragazzi, oggi c'era da inventare, abbiamo un po' inventato, però la risposta dei ragazzi che ho messo in campo, perché alla fine eravamo 6 fuori quota, quindi che potevo pretendere, quindi sono contento per quello. Mi sarebbe piaciuto giocarla al completo, ma anche il Carboni aveva dei giocatori fuori, quindi va bene così. Ecco, una partita che si poteva vincere e si poteva perdere da entrambe le parti. Sì, abbiamo giocata tutti, infatti complimenti vanno ai giocatori sia del Carbonia che ai nostri della Taros, perché sia loro che noi ce la siamo giocata senza guardare tanto a livello tattico, perché il campo non ti permetteva di fare grandi manovre, però bello. Ecco, entrambi mi pare che ci tengano ad andare in finale, perché andare in finale in Coppa è stato di prestigio. E per la Taros, che è una squadra che torna a questi livelli dopo tanti anni di assenza, e per il Carbonia, che questa Coppa gli ha vinto la penultima edizione. Sfido chiunque a non tenerci alla semifinale, quindi sarei un ipocrita a dire il contrario. Cioè, credo che arrivare in semifinale è un grande prestigio, ci provi, se va male pazienza, se ci va bene ci facciamo una finale, che è bello per la città, è bello per la squadra, per la società e per tutti noi che comunque ci stiamo dando l'anima. Anche perché dall'altra parte ci sarà una delle grandi di questo campionato, oggi pare sia finita 0-0, Latte Dolce e Budoni, chiunque vada in finale, per l'altra finalista, che sia la Taros o sia Carbonia, sarà ovviamente occasione di grande scontro. La finale già è difficile in questo campionato dare i pronostici, perché ne dai uno e alla fine delle partite sono tutti il contrario, quindi non è facile dare i pronostici. Una finale ancora meno, quindi se ci arrivi in finale te la giochi. Chiaro che c'è sempre un favorito sulla carta, quel campo è sempre quello che dichiara comunque. Ecco, spostiamoci al campionato, un campionato nel quale la Taros è lì alle spalle delle prime. Forse ciò che deve in questo momento inseguire è la continuità di rendimento, che va un po' a fase alterna, no? Sì, purtroppo abbiamo troppe difficoltà per quanto riguarda l'organico, quindi stiamo aspettando di arrivare adesso al mercato di dicembre per cercare comunque di avere dei giocatori in più in rosa. Quando tu hai degli squalificati o degli infortunati, in questo periodo abbiamo un po' pagato, però
è una regola del calcio, cioè arrivi a un certo punto che tra squalifiche e infortuni di solito arrivano quasi tutti assieme, noi ci sono arrivati un po' tutti assieme e le stiamo pagando, però il percorso è sempre cercare di trovare la salvezza il prima possibile. L'obiettivo di quest'anno, ci proveremo in tutti i modi a questo obiettivo. Ecco, mi pare che una cosa si possa dire, che questa squadra ha riacceso l'entusiasmo intorno al calcio, all'Oristano, che sentiva, come detto prima, da tempo il bisogno, la necessità di ritornare nel Gotha, nel calcio sardo, al di là delle primissime, ovviamente, oltre che il Cagliari, Torre, Olbia, alle squadre di D, però oggi questa eccellenza, tu che l'hai fatta da giocatore tante volte, tante stagioni, è una piccola serie D. Sì, no. Poi quest'anno società blasonate come lo stesso Carbone, la Monteponi, la Talos, stiamo parlando di realtà che hanno fatto comunque storia del calcio in Sardegna, Nuorese. quindi Nuorese, quindi E poi c'è una la realtà Talos. consolidata, il Terno Rovere a voi, che mi pare sia 22 anni in eccellenza. Eh sì, no, ma la Talos mancava in questo campionato già da troppi anni, quindi c'è orgoglio soprattutto di aver conquistato la categoria e ci sarà orgoglio di mantenerla in tutti i modi questa categoria, perché comunque anche la società, il presidente e tutti stanno facendo grandi sforzi per dare comunque un futuro a questa società, quindi non solo quest'anno, ma cercare comunque di costruire qualcosa per l'anno prossimo e così via. E fine settimana si torna in campo. Noi no, noi riposiamo, ci tocca la settimana del riposo, questa domenica, State a guardare, tornano in campo gli torniamo in altri. campo gli altri e andiamo a guardare, vediamo cosa succede. Chi vince questo campionato, Giampaolo? Credo che non sarà facile, perché sulla carta si può dire che Latte Dolce e Burdone possono avere qualcosa in più degli altri. Però dietro lo SES ogni anno si sta È lì, ritagliando il secondo e il terzo è lì. posto, quindi è lì. Il Gavoi l'anno scorso ha fatto i playoff nazionali, quindi No, Talor li ha fatti il playoff nazionale. sì, Talor, Talor. sì. Cosa ho detto Parlavamo dello stesso, mi pare. io? No, Comunque, Talor ha fatto sì. i... quindi Lo stesso ha fatto la semifinale di Coppa Italia, Esatto, nazionale. sì. Ma no, è difficile anche dai pronostici. Sarà un campionato sino alla fine incerto, perché i rischi li trovi dappertutto in tutti i campi, quindi questo fino ad oggi è E poi così. c'è l'incognita che tra poco riapre il mercato. Credo che poi ogni anno vediamo che da dicembre in poi diventano altre squadre, comunque si Voci di rinforzano. mercato parlano di un Budoni protagonista anche alla riapertura delle liste. Budoni non si è mai nascosto, Vogliono vincere, ha sì, lo ha voluto detto anche vincere il Guicciardone, che ha rischiato di campionato. perdere anche a Sì, Carbonia, sì, sai sì. bene, no? No, ma il rischio ormai è dappertutto, quindi non è un problema dove vai a giocare o se giochi in casa o giochi fuori. Budoni sicuramente allestirà ancora qualche giocatore importante, ma non sarà un campionato dove vedremo né Budoni né Latte Dolce andarsene all'arco. Credo che sia sino alla fine molto incerto per il primo posto, per gli altri vedremo.